bisogna sempre tenere salde queste due virtù, la dolcezza col prossimo e la santa umiltà con Dio. Continuiamo con questo buongiorno di Padre Pio e proprio oggi a ridosso della solennità dell'Epifania che abbiamo celebrato ieri. Qui Padre Pio, in questo pensiero breve ma molto molto profondo che avete sentito ora, ci instrada il santo dello stigmatizzato del Gargano su due virtù, l'umiltà e la dolcezza. Il pensiero è molto breve, ma però, come accennavo, è fondamentale all'interno della teologia cristiana. Perché? Perché Padre Pio riecheggia qui quello che è un l'inno della lettera ai Filippesi, al capitolo 2, versetto 6, dove l'autore della lettera ai Filippesi, possiamo dire anche San Paolo, è un inno liturgico, cristologico, dice che Gesù si è umiliato a tal punto fino a rinunciare al suo essere figlio di Dio. In greco è ekenosen, e svuotò se stesso. E quindi quando Pio ci invita all'umiltà, è stupendo pensarlo, ci invita ad essere veramente come Gesù, come il figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, della quale non abbiamo paura di confessarlo, siamo tutti innamorati, nella misura in cui noi siamo umili, come lui è stato umile. Ecco perché dice: oh, quanto grande è la virtù dell'umiltà, senza dimenticare che l'umiltà deriva dal latino humus, che significa terra, e quindi anche il nostro legame con la terra. Noi siamo l'arpat in greco, no? Quella parte di terra che è stata riempita dalla nefesh, dal soffio del Dio vivente, ma che dovrà tornare alla terra. E poi c'è, dicevo, l'altro secondo invito in questo pensiero, in questo buongiorno del 7 gennaio 2020, quella della mansuetudine e della dolcezza. Ecco, qui Padre Pio ha un grande insegnamento che suona così: noi possiamo essere mansueti con gli altri se li sappiamo amare. La mansuetudine non è sorelle e fratelli soltanto, sia ben chiaro, da un punto di vista antropologico e culturale, un'espressione del nostro temperamento. La mansuetudine viene continuamente corroborata dai due principali comandamenti che sintetizzano tutta la legge, che ci sono stati dati da Gesù: amare Dio e amare il prossimo. Mi soffermo soltanto sul secondo in questo caso. Dice Gesù: ama il prossimo tuo come te stesso. Ora, come è possibile amare il prossimo se uno non ama se stesso? Ma non in senso egotico o egoista, ma appunto accettando se stesso innanzitutto, così come noi siamo, e quindi potendo poi in seconda istanza amare il prossimo. Mi esprimo uscendo con una metafora antropologica. Noi, se non ci accettiamo anche con le nostre fragilità, se non siamo mansueti con noi stessi, se non amiamo noi, sarà molto improbo poter amare il prossimo, perché le due cose stanno in asse. Ed ecco perché l'insistenza di Padre Pio ad essere umili e mansueti è innanzitutto in capo a noi. Sii umile con te stesso e riuscirai ad essere umile con gli altri. Il viceversa qui, il per converso, non vale. Ugualmente e parimenti, per analogia e parallelismo, cerca di essere mansueto con te stesso, di volerti bene, e riuscirai ad essere mansueto con gli altri. D'altro canto, se Gesù venne e viene ricordato nei Vangeli, e anche fuori dai Vangeli, pensate a Gandhi, è per il fatto della sua grande mansuetudine. Come agnello mansueto venne condotto al macello, e proprio per questo ci ha insegnato ad amare Dio con umiltà e il prossimo
come autentiche creature mansuete a Dio gradite.